Il piano asili nido stanzia 4 miliardi e 6 per le scuole dell'infanzia. Questo porta a 230 mila posti per i bambini più piccoli. L'ambizione del governo è raggiungere e superare gli obiettivi europei, così il premier Draghi alla Camera. Vediamo allora qual è la situazione degli asili nido attualmente nel nostro paese. Con Serena Scorsoni alle 20, poi una nuova edizione del TG con Laura Tangherri. Un divario non solo tra nord e sud, ma anche tra centri urbani e aree interne. In Italia l'offerta di asili nido e di servizi per la prima infanzia è cresciuta negli ultimi anni. Secondo i dati 2018-2019 ci sono 25,5 posti ogni 100 bambini. È un buon segnale, ma una crescita ancora lenta rispetto agli obiettivi europei dei 33 posti ogni 100 bambini fissato per il 2026, così come emerge dalla presentazione del rapporto asili nido in Italia promosso dall'impresa sociale con i bambini e Open Polis. L'asilo come un servizio non solo sociale ma educativo. Al centro nord le cose vanno meglio con 32 posti ogni 100 bambini, nel mezzogiorno invece i posti ogni 100 bambini sono solo 13,5. Dobbiamo partire dove vi sono maggiori fragilità e maggiori povertà educative, perché la media può raggiungere il 33%, che è il minimo che ci viene richiesto, però se la media cresce nelle aree dove siamo relativamente più forti non cambia la situazione. Questo secondo il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, la scelta di inserire il riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni, il LEP, nel PNRR è importante per i 20 milioni di cittadini meridionali che pagano ogni giorno in termini di mancati servizi il peccato originale di essere nati al Sud, quasi che fossero italiani di serie B. L'impegno del ministero, sottolinea Carfagna, è arrivare alla rapida definizione dell'EP sugli asili nido e sull'assistenza sociale, che possono rappresentare un determinante incentivo per l'occupazione delle donne meridionali.